Presidente, Segretaria Generale, colleghe e colleghi, signore e signori. La cerimonia del ventaglio anche quest'anno incrocia l'esame in questo ramo del Parlamento della riforma che ne ridefinisce ruolo e composizione, in un clima meno incandescente e più orientato alla mediazione rispetto a quanto accadeva nelle stesse settimane del 2014. Tra l'altro, si valuta se e come trovare strumenti per rendere direttamente elettivo il Senato, se riconoscergli competenze legislative e poteri più ampi rispetto a quelli previsti fin qui. Questioni di metodo, visto che si tratta di capire se può essere oggetto di una nuova lettura all'articolo 2 del disegno di legge, ma naturalmente anche di merito, che la chiamano in causa, sia in quanto garante della corretta applicazione del regolamento, sia come attento osservatore degli equilibri ordinamentali attuali e che potrebbero configurarsi in futuro. Ricordo a tal proposito, e con riferimento appunto alle modifiche in discussione, alcune sue recenti affermazioni, con le quali ricordava che a governi forti è bene che corrispondano parlamenti altrettanto forti, sottolineando in questo senso la necessità di mantenere in capo al Senato la funzione di contrappeso, proprio per mantenere un corretto equilibrio costituzionale. Il ruolo di Camera di garanzia, sottolineava sempre in quella occasione, si rende essenziale a fronte del rafforzamento del rapporto tra il Governo e la maggioranza parlamentare, incentrato su una sola Camera. Osservazioni alle quali faceva seguire l'auspicio di scelte frutto di una condivisione ampia, anche per ristabilire quella fiducia tra elettori, partiti e istituzioni che oggi, guardando i dati dell'affluenza alle elezioni delle ultime settimane, appare fortemente compromessa. Una speranza che a suo giudizio può essere soddisfatta attraverso una sommatoria di voti in grado di garantire il raggiungimento comunque di una maggioranza o che invece richiede accordi capaci di coinvolgere un arco di forze parlamentari il più ampio possibile? Ricordavo poc'anzi le sue preoccupazioni per il distacco sempre più crescente tra cittadini e istituzioni, al quale certamente contribuiscono gli episodi di illegalità diffusa che chiamano in causa in un intreccio perverso politici, funzionari pubblici, imprenditori, personaggi di primo piano della malavita. La legge Severino prima e quella anticorruzione poi, il Godot tanto atteso, scaturito da un disegno di legge che fu il suo primo atto da senatore, hanno rappresentato alcune risposte che la politica ha cercato di dare per arginare questi fenomeni, non senza contrasti però, sorti tra le varie forze politiche, a volte legati all'applicazione di questi provvedimenti, e che in alcuni casi hanno portato alla luce il purtroppo lungo e mai soffito conflitto tra politica e magistratura. Proprio nelle settimane scorse, il vicepresidente del CSM, Giovanni Legnini, in un intervento sul Corriere della Sera, ha invitato a superare antiche e recenti polemiche, chiusure e una certa incomunicabilità, aprendo un dibattito tuttora in corso e rispetto al quale sarebbe interessante conoscere il suo punto di vista. Cogliere e prevedere le conseguenze delle decisioni giudiziarie, il loro impatto sull'economia e sulla società, non può più essere considerato un tabù, è stata la riflessione di Legnini all'indomani delle vicende legate al sequestro dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, che poi hanno portato all'emanazione da parte del Governo di norme ora all'esame del Parlamento e legate anche alla situazione dell'Ilva di Taranto. Parole che in qualche modo rimandano a quanto affermato, in un altro contesto però, dal costituzionalista Michele Ainis, secondo il quale, in questo tempo di crisi, anche la vecchia separazione dei poteri è diventata un lusso. Serve maggiore sensibilità politica nel potere giudiziario, serve maggiore sensibilità giuridica nel potere politico e servono canali di comunicazione, strutture di collegamento. Da ultimo, a chiudere in qualche modo il cerchio, mi pare opportuno ricordare anche quanto affermato dal procuratore capo di Palermo, Francesco Lovoi, che ha sottolineato che non si può chiedere alla magistratura di svolgere una supplenza su questioni tipiche della politica. Considerazioni legate alle vicende che stanno coinvolgendo la Giunta regionale della Sicilia e che ancora una volta, purtroppo, riportano alla ribalta risvolti drammatici della storia della sua terra d'origine e che l'ha vista impegnata in primissima linea come magistrato. Sul piano parlamentare, invece, in attesa di verificare come si svilupperà il confronto sul disegno di legge sulla prescrizione, sta rappresentando un terreno di scontro la questione delle intercettazioni, ora all'esame della Camera, che richiede la ricerca di un equilibrio tra esigenze delle indagini, tutela della riservatezza, rispetto del diritto di cronaca. Questioni che richiamano anche la riforma della diffamazione, che a Palazzo Madama attende l'approvazione definitiva, un testo che, secondo il suo giudizio, presenta alcuni aspetti non ancora soddisfacenti, ma con il quale arriva un altro Godot aspettato per lunghissimo tempo. L'abolizione del carcere per i giornalisti,
Un fenomeno che, secondo un dossier che viene presentato oggi dall'Osservatorio Ossigeno per l'Informazione, da ottobre 2011 a maggio 2015 ha visto almeno 30 volte altrettanti giornalisti, fotoreporter e blogger condannati dai giudici italiani a pene detentive, con l'esecuzione della pena sospesa, tranne in due casi, e in alcuni convertita in una multa. Si tratta di questioni che, insieme alla riforma della governance RAI e ad una disciplina delle unioni civili, hanno sicuramente un forte impatto nel dibattito politico parlamentare, sociale e culturale, ma che naturalmente non possono far dimenticare una crisi economica che in questi anni si è battuta con la forza di uno tsunami su famiglie ed imprese e che sembra ancora non aver imboccato la via del definitivo superamento, o fenomeni di natura epocale quali i flussi migratori e la minaccia del terrorismo fondamentalista. Situazioni che interpellano con forza l'Europa, chiamata a difendere e rilanciare dentro e fuori i propri confini quei valori di pace, libertà, democrazia, sviluppo sociale ed economico di cui per decenni è stata garante e che devono ispirare i singoli Stati e tutte le componenti dell'Unione. Un po' come le macchie di colori e i filamenti del ventaglio che le doniamo hanno guidato, seguendo con fluidità e freschezza una loro poesia, il pennello dell'autrice Francesca Kezic, allieva dell'Accademia di Belle Arti di Firenze e vincitrice del concorso promosso ormai da 10 anni dalla nostra associazione e dall'Accademia di Belle Arti di Roma, con la partecipazione di tutti gli istituti italiani. Concludo rivolgendo un ringraziamento a lei, alla segretaria generale Elisabetta Serafin, all'intera amministrazione, al Collegio dei Questori e all'Ufficio Stampa per l'ascolto, che nell'ambito dei rispettivi ruoli non mancano mai in riferimento alle istanze dell'Associazione Stampa Parlamentare, che mi onoro di rappresentare. Richieste sempre finalizzate, in passato e lo saranno anche in futuro, ad instaurare con le istituzioni un rapporto rapido, dinamico, rispettoso e dialettico al tempo stesso, per poter essere in grado di far conoscere all'opinione pubblica in maniera completa, corretta ed approfondita tutti i risvolti dell'attività politico-parlamentare, cercando anche di contribuire così al riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni.